10 ottobre a Pescara è il giorno della festa di San Cetteo, patrono della città. In comune il giorno della consegna dei Ciattè e dei Delfino d'Oro. Riconoscimenti identitari istituiti nel 2003 e consegnati a personalità individuate dal Comitato dei Saggi. Premiamo coloro che si sono distinti, che sono nati nella nostra città o che hanno vissuto nella nostra città o che hanno portato in alto fuori da Pescara il nome della nostra città. È un riconoscimento che è giusto dare per creare quella forza di un territorio e di una comunità. Davvero bello il colpo d'occhio nella sala consigliare del comune, dove, dopo l'inno interpretato dal tenore Tommaso Mangifesta, gli interventi del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e del sindaco Carlo Masci, la consegna delle pergamene per l'attribuzione della cittadinanza italiana a 5 ragazzi e un'infermiera della terapia intensiva del Santo Spirito. A Carlo Rizza, Mario Bernardi, Tommaso Cascella, Gianfranco Tascanio, Roberto Falone e Giuseppina Scogna, i Ciattè alla memoria. I Ciattè d'oro a Mimmo Sarchiapone, Daniele Ortolano, Francesco Di Fulvio, Giuseppe Fioritoni, Gian Domenico Palca, Fernando Bellafante, Renato Paesano, Maria Pia Di Sabatino e Delio Napoleone. Sono persone che meritano il riconoscimento e soprattutto la riconoscenza della città di Pescara. Certo, ci sono persone che non ci sono più e su quelle c'è chiaramente un velo di tristezza, però noi le premiamo perché pensiamo che anche se non ci sono più hanno lasciato un ricordo tale in città che è giusto metterlo in evidenza. 4 le menzioni, mentre il Delfino d'Oro va alla giornalista parlamentare di ADN Cronos, la pescarese Ileana Sciarra. È un premio che chiude un cerchio, no? Qui io ho studiato, ho vissuto i primi 18 anni della mia vita, sono stati anni intensi, anni che porto nel cuore e soprattutto comunque non ho mai perso il legame con la mia città e quindi questo premio è un riconoscimento davvero a cui tengo tantissimo. Io l'accento pescarese non l'ho perso mai, lo maschero perché faccio la giornalista parlamentare, quindi cerco, però quando sto con i miei amici parlo sempre pescarese. Frecate. Frecate.